Tutti vorremmo avere una pancia piatta e degli addominali così, vero? Beh, se non proprio così, comunque una pancia piatta si può avere. Ecco i miei segreti. La pancia piatta che vediamo nelle riviste femminili è un modello difficilmente replicabile, ma anche noi donne con un fisico normale possiamo fare del nostro meglio per ottenere la pancia piatta con delle strategie intelligenti. E anche gli uomini, ecco come fare. Prima di tutto dobbiamo essere in grado di distinguere la differenza tra il gonfiore e il grasso addominale. Come fare? È facile. Per capirlo basta fare questo esperimento. Al mattino, quando vi svegliate, guardate la vostra pancia prima di fare qualsiasi altra cosa. È piatta? Benissimo. Se poi basta anche solo un bicchiere d'acqua e inizia a gonfiarsi, o se il pomeriggio non riuscite a chiudere i pantaloni indossati comodamente al mattino o verso sera, tutto vi stringe, quello non è grasso, è gonfiore addominale. Per contrastarlo e mantenere tutto il giorno la pancia piatta del mattino, ci sono due strategie davvero utili. Il primo metodo si segue a tavola, ma attenzione, non esiste una ricetta valida per tutti in assoluto. Ognuno di voi è unico e ha una pancia diversa dagli altri. E allora che fare? Ecco la risposta. Dovete tenervi sotto osservazione. La frutta fresca vi gonfia dopo pasto o anche tra un pasto e l'altro? Osservatevi, la verdura cotta vi gonfia? Succede a molti. I legumi vi gonfiano? O le proteine animali vi gonfiano la pancia? Sicuramente uno dei due può farlo. Dovete assolutamente capire cosa gonfia ognuno di voi. Sembra banale, ma non lo è. È decisivo capirlo. Ed ecco la strategia, sperimentata in tanti anni di esperienza ed efficace per moltissime persone. Tenete un diario personale di cosa mangiate. Su un quaderno scrivete da una parte cosa mangiate e dall'altra se vi gonfiate e poi fate una lista di tutti gli alimenti che vi gonfiano e avrete sotto controllo la situazione. Perché l'unica strategia che funziona sempre è essere consapevoli e scegliere gli alimenti che non gonfiano la pancia, così rimane piatta. Ricordo che una signora era venuta da me per la pancia gonfia e le avevo spiegato il metodo del diario. È andata via quasi delusa, perché forse si aspettava rimedi complicatissimi o prodotti magici che fanno sparire il gonfiore in una notte. E dopo solo una settimana mi ha chiamato per dirmi che la situazione era drasticamente cambiata. E sono sicura che potrà essere così anche per voi. Bello avere la pancia sempre piatta e ancora più bello è stare sempre bene. Per avere tutti i miei consigli di salute naturale, iscrivetevi al canale con un clic. Il secondo metodo è fare degli esercizi di tonificazione della muscolatura della pancia, che per essere piatta deve essere sia sgonfia che tonica. Come sempre consiglio degli esercizi semplici, adatti a tutti e facili da mettere in pratica con costanza. Basta avere un materassino da yoga, da ginnastica o da campeggio. Il primo esercizio è facilissimo, si chiama plank e tonifica addominali, dorsali e glutei, insomma tutta la zona intorno all'addome che sostiene anche la postura. Adesso vi faccio vedere come lo faccio io. Sedetevi sulle ginocchia in mezzo al materassino, poi passate nella posizione a quattro zampe appoggiandovi sui gomiti, portate le mani verso il bordo del materassino e a questo punto stendete le gambe, puntate le dita dei piedi e allungate il corpo in modo che sia ben dritto come sto facendo io. Rimanete in questa posizione per 12 secondi e poi rilassatevi e passate al secondo esercizio. Cercate di fare questo esercizio al vostro meglio, senza sforzarsi troppo, ognuno ha il suo livello di perfezione. Ed ecco il secondo esercizio. È una posizione yoga classica. Sdraiatevi sulla schiena, pancia in su, poi piegate le gambe e portate i talloni a contatto con i glutei o il più vicino possibile. Stendete le braccia lungo il corpo, lasciandole rilassate. Spingete con il bacino verso l'alto in modo da alzare bene il corpo, tenendo le spalle aderenti al pavimento.
rimanete in questa posizione per 12 secondi e poi abbassate lentamente il bacino e vi rilassate qualche istante. Ripetetelo per 6 volte. Se volete allenare bene gli addominali in modo dolce e non estenuante, alternate i due esercizi per 10 volte e vedrete che i benefici non tarderanno. Mi raccomando, quando fate attività fisica, ricordate sempre di respirare e di sorridere. Aiuta! Ed ecco infine un altro segreto per avere la pancia piatta. Il colon, la parte bassa della pancia che si gonfia, è ricco di terminazioni nervose e quindi è sensibile a stress, tensioni, rabbia, paure e risentimenti. Queste emozioni raggiungono direttamente le pareti del colon e predispongono alla formazione di gas e di gonfiore. A volte sembra impossibile evitare questi stati d'animo, vero? Lo so, ma si possono controbilanciare con un semplice trucco. Alla sera, prima di dormire, quando siete già distesi a letto, fate delle belle respirazioni lente e profonde che porteranno via tutto lo stress e vi aiuteranno a togliere le tensioni e il gonfiore dalla pancia. Avete visto che avere la pancia piatta è possibile, non è un'utopia? Sicuramente avete diverse amiche e diversi amici che desiderano anche loro avere la pancia piatta, quindi condividete questo video con i vostri amici e sui vostri social. E scrivete, mi raccomando, le vostre domande, i vostri commenti e le vostre esperienze qui sotto. E sul mio sito, all'indirizzo scritto nell'info box qui sotto, troverete altri preziosi consigli per avere una pancia sempre come questa. Mettete un bel mi piace, tanti mi piace, tanti nuovi video e iscrivetevi al canale, naturalmente. Ciao!